Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo 21esimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io, Antonio Castriotta, per parlarvi come al solito ogni lunedì alle ore 17 del calcio a 11, del calcio a 5, del basket e infine della pallavolo, quindi lo sport di capitanata che ha contraddistinto la domenica sportiva. Ecco, come al solito parto dal calcio a 11, parlandovi ovviamente del campionato di promozione Girone A Puglia, nel quale milita il Manfredonia Calcio 1932, e direi di partire subito con la lettura dei risultati che hanno contraddistinto la 25esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A. Football Club Capurso contro Castellaneta Calcio 1962, 0-6, si è disputata domenica 1 marzo alle ore 11, tutte le altre partite si sono poi disputate alle ore 15, Asset Labor Grottaglie Real City 0-1, Donuva Calcio 1971, Manfredonia Calcio 1932 è stata sospesa al primo tempo, Noicattolo Calcio, Borgorosso Monfetta 2-1, Norba Conversano, Canosa 1-1, Nuova Spinazzola, United Sly 0-3, Sporting Apricena, Rinascita Rutiglianese 1-1, si è disputata invece alle ore 15.30 Ginosa Vigor Bitritto, terminata con un pareggio per 1-1, per una classifica che vede al primo posto lo United Sly a quota 68, il Manfredonia Calcio 1932 per il momento a 61 punti, in attesa poi di conoscere le determinazioni del giudice sportivo, Vigor Bitritto 58, Real City 47, Castellaneta Calcio 1962 45, Ginosa 39, Borgorosso Molfetta 35, Nuova Spinazzola 34, Noicattolo Calcio 32, Ars et Labor Grottaglie 29, Canosa 28, Rinascita Rutiglianese 25, Norba Conversano 24, Donuva Calcio 1971 22, Sporting Apricena 13, Football Club Capurso come al solito fanalino di coda a 0 punti in classifica. Ecco, riprendiamo a parlare del calcio a 11, del Manfredonia Calcio 1932 che ieri in quel di Biceglie avrebbe dovuto affrontare, ha affrontato soltanto per una frazione di gioco, il Donuva Calcio, squadra che milita nelle posizioni basse della classifica alla ricerca di punti salvezza. Sapevamo che sarebbe stata una partita insidiosa in un ambiente molto ma molto particolare. La partita era iniziata con i migliori auspici da parte del Manfredonia Calcio 1932, era andata in rete con il solito Pasquale Tosta, il nostro bomber, al terzo minuto del primo tempo, e poi al termine del primo tempo accade quello che nessuno si aspettava, quindi Mimmo Laboragine che viene colpito con un pugno al volto, almeno è quello che trapela dalle comunicazioni che sono state effettuate dalla società e da quello che ho potuto apprendere anche tramite qualche telefonata, viene colpito con un pugno violento al volto, probabilmente, usiamo il condizionale, probabilmente dal secondo portiere, o si diceva da un dirigente del Donuva Calcio, ma probabilmente è stato il secondo portiere del Donuva Calcio, cade a terra e poi da lì nasce un parapiglia che porta alla espulsione di tre calciatori del Donuva Calcio. E infine la determinazione da parte del direttore di gara, il signor Lauriola della sezione di Foggia, di sospendere definitivamente la partita. Io non ero lì, diciamo è della prima domenica che non seguo in trasferta il Manfredonia Calcio 1932, avrei potuto raccontarvi de visu quello che era successo in quella di Biceglia, mi dispiace di non essere stato presente, avrei potuto effettuare delle interviste e quindi fornirvi anche dei contributi come ho fatto in questi due anni ed in particolar modo in questa stagione calcistica che ha visto il Manfredonia quindi disputare il campionato di promozione, non sono andato per le note vicende che non voglio ripetere, non voglio essere ripetitivo, per il momento non posso ottenere contributi da parte di dirigenti della società, almeno questo mi è stato riferito, speriamo che questa situazione possa evolversi positivamente. Intanto io direi di commentare i due comunicati che sono apparsi sui siti delle rispettive società, partendo come al solito dalla squadra di casa, dal Donuva Calcio, che ha subito pubblicato dopo un'oretta al termine della partita, della sospensione della partita, un comunicato ufficiale sulla propria pagina, e nel quale
Il Donuva Calcio dice: premesso che il Donuva Calcio condanna con fermezza ogni atteggiamento antisportivo, a prescindere da chi sia stato l'artefice, ci teniamo a far chiarezza su quanto accaduto questo pomeriggio durante il match contro il Manfredonia. A fine primo tempo si è scatenato un parapiglia tra le due squadre, dovuto principalmente ad un fallo di Laboragine su Addario, che avrebbe subito da parte di Laboragine uno schiaffo a gioco fermo, almeno è quello che la società sta affermando, ovviamente. Noi non eravamo lì a vederlo e dobbiamo rimetterci a quello che loro dichiarano. Segnalato più volte dal guardialinee, di cui però l'arbitro non ha tenuto conto. A pagarne le spese è stato invece il signor Sergio De Cillis, espulso dalla panchina per aver protestato contro la noncuranza del direttore di gara. Questo episodio ha acceso negli animi nell'intervallo, senza però poi trasformarsi in nulla di così eclatante e violento come riportato da alcune testate online. Il signor Lauriola ha ritenuto comunque opportuno interrompere la partita. Il Donuva Calcio si assume le responsabilità, ma nelle giuste misure e proporzioni, sperando che sia ben chiaro a tutti che la violenza non è e non sarà mai nelle corde del Donuva. Bene, questo inciso finale noi lo condividiamo, non ci dovrebbero essere episodi di violenza in questi campionati. Insomma, non si tratta di campionati importanti, per carità, noi non vogliamo assolutamente criticare, si tratta di un campionato regionale di promozione, gente che pratica non soltanto il calcio, ma molti di questi calciatori lavorano anche, quindi questo giusto per disegnare, in qualche modo per dire che si tratta di un campionato dilettantistico a tutti gli effetti, dove ci si dovrebbe divertire. Certamente la posta in palio è importante, la promozione nel campionato di eccellenza, la massima espressione del calcio ovviamente è a livello regionale, il campionato di eccellenza, ma non si dovrebbe mai arrivare a questi episodi incresciosi di violenza. Chiaramente a questo comunicato che è apparso sulla pagina Facebook del Donuva Calcio ha comunque in qualche modo replicato il Manfredonia Calcio con un proprio comunicato apparso ieri sera. Ecco, il Manfredonia Calcio tiene a precisare che in merito alla sospensione della gara odierna, la società Manfredonia Calcio comunica quanto segue, nell'ottica di stabilire il corretto racconto sullo svolgimento dei fatti. Al termine della prima frazione di gioco, conclusasi con il Manfredonia in vantaggio di una rete in un contesto di assoluta normalità, nel dirigersi verso gli spogliatoi, il calciatore Laboragine veniva colpito da un pugno in pieno volto, sferrato da un tesserato della squadra di casa, sopraggiunto alle sue spalle. Tale inqualificabile ed immotivato gesto portava ad un innalzamento della tensione con l'intervento anche delle forze nell'ordine. Nell'immediato arrivava dunque la decisione della sospensione della gara da parte dell'arbitro, il signor Lauriola di Foggia, dopo aver esposto tre cartellini rossi ai calciatori della squadra locale. Il calciatore Laboragine, trasportato al locale pronto soccorso in ambulanza, è stato dimesso con una prognosi di giorni 5, come da referto medico di pronto soccorso. Quindi apprendiamo in effetti che Laboragine è stato apportato al pronto soccorso, è stato medicato ed ha ricevuto una prognosi di 5 giorni. Quindi è un dato certo che sia stato colpito al volto da un calciatore della squadra avversaria, sembrerebbe essere il secondo portiere della squadra avversaria, che ci siano state tre espulsioni decretate dal direttore di gara, ma ad oggi nessuna delle due società ha in qualche modo evidenziato il motivo per cui il direttore di gara abbia deciso per la fine anticipata delle ostilità tra le due squadre. Però da rumors, da quello che ho potuto apprendere, insomma, una gara non può essere sospesa perché il direttore di gara decreta tre espulsioni. Sappiamo che il numero minimo per poter disputare una gara per ogni squadra deve essere 7. Al di sotto dei 7 calciatori, l'arbitro è costretto a sospendere definitivamente l'incontro. Quindi, evidentemente, la sospensione della gara non è avvenuta poiché l'arbitro, il signor Lauriola, avrebbe decretato dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori, quindi espulsioni nei confronti dei giocatori del Donuva, ma certamente la fine anticipata della gara è avvenuta poiché molto probabilmente, da quello che ho potuto apprendere io dai miei rumors, l'arbitro sarebbe stato fatto oggetto anch'egli di violenza, nel senso avrebbe subito uno spintone che ha messo l'arbitro in condizioni di non poter più continuare a dirigere la gara in piena tranquillità. Lo prevede il regolamento, ove mai praticamente l'arbitro possa essere oggetto di intimidazioni oppure di uno spintone o di qualcosa che mina la sua tranquillità mentale nel continuare a dirigere la gara, l'arbitro ha due soluzioni: o continua la gara pro forma e poi a fine gara ne fa menzione nel rapporto di gara e quindi poi sarà il giudice
sportivo a decidere sull'esito di quella gara, oppure nel caso in cui non la continui pro forma, l'arbitro la sospende definitivamente, facendo poi menzione di quanto accaduto e quindi la violenza a cui è stato sottoposto nel referto di gara. E quindi staremo a vedere cosa deciderà il direttore di gara. Non sappiamo ovviamente il contenuto del rapporto di gara del direttore di gara, il signor Lauriola della sezione di Foggia, è chiaramente segreto. Sicuramente verrà inviato oggi stesso al giudice disciplinare, e in base a quello che avrà scritto ci potrebbe essere la perdita della partita da parte del Donuva per 0-3 a tavolino. Ma se la violenza a cui è stato sottoposto l'arbitro non provenisse soltanto dai dirigenti del Donuva, ma anche da parte di quelli del Manfredonia, potrebbe addirittura avvenire la perdita della partita per 0-3 dai parti di entrambe le squadre. Noi speriamo che, diciamo, la violenza sia provenuta soltanto da una parte, che il Manfredonia auspichiamo sia totalmente strano. Abbiamo quasi la certezza, almeno da quello che mi è stato riferito, agli episodi, diciamo, che hanno portato poi il direttore di gara a sospendere questa gara. E quindi speriamo che questa partita possa essere vinta dal Manfredonia per 0-3 a tavolino, e quindi continuare a rimanere agganciati allo SLAI a 4 punti di distanza, anche perché il Bidritto è stato costretto al pareggio dal Ginosa per 1-1, e quindi, ove mai il Manfredonia Calcio avesse vinto a tavolino questa partita, incrementeremo anche noi la nostra distanza dal Bitrito. Si potrebbe dire a questo punto della stagione che il secondo posto da parte del Manfredonia Calcio sia stato blindato, e quindi certamente quando andremo a fare la finale playoff la disputeremo allo Stadio Miramare, nella nostra fossa dei Leoni. Vedremo, staremo ad aspet aspetteremo la decisione del giudice sportivo, e speriamo che sia una decisione a vantaggio del Manfredonia Calcio 1932. Detto questo, adesso passo a leggervi i risultati del settore giovanile del Manfredonia Calcio, ma anche dell'Accademia, linfa vitale per i futuri campioni non soltanto del Manfredonia Calcio, ma anche dell'Accademia, che vengono richiesti nelle selezioni nazionali anche da società di Serie A. Anche l'Accademia è monitorata dalla SPAL. Quindi vi leggo un attimo i risultati. Allora, partiamo ovviamente dalla Juniores. Il Manfredonia Calcio 1932 ha sconfitto per 5 reti a 2 allo Stadio Miramare. Il top player Minervino, come sappiamo, la Juniores ha già vinto il campionato ed è approdata già la settimana scorsa alle fasi regionali, diciamo, della Juniores, che poi vedranno laurearsi campione di Puglia della Juniores. Per quanto concerne invece gli allievi provinciali, il Manfredonia Calcio ha vinto contro l'Accademia Monte Sant'Angelo per 0-1 in trasferta, e quindi hanno ottenuto un risultato importantissimo. La capolista se ne va. Ho visto un video sulla pagina Facebook del Manfredonia Calcio. Chapeau a questa squadra degli allievi, che sono primi in classifica. Accademia Nuova Salvemini 3-0. Per quanto riguarda i giovanissimi, il Manfredonia Calcio di Franco Grasso è stato battuto in casa domenica mattina dal Cosmano Sport per 2-1 ed è a 35 punti in classifica. L'Accademia invece è stata sconfitta per 3-0 contro il Dream Foggia ed è a quota 38 punti in classifica. Detto questo, adesso passiamo a parlare della Serie D. Le nostre squadre sono il Foggia Calcio 1920 e l'Audace Cerignola, la prima impegnata in casa contro il Nardò, mentre l'altra, diciamo, impegnata fuori casa contro il Gelbison. Ecco, il Foggia Calcio ha battuto il Nardò per 2-0 con gol di Gibilterra e Tortori. Nonostante il bel gioco sia ancora latitante per il Foggia Calcio, però ciò nonostante questo Foggia è riuscito a battere il Nardò dopo essere stato sconfitto la settimana prima in quel di Casarano, e addirittura in concomitanza del fatto che il Biton è stato fermato dal Brindisi in casa su un pareggio per 1-1, ha accorciato le distanze con il Bitonto in classifica, essendo comunque al secondo posto a 54 punti, ad una sola lunghezza dal Bitonto Calcio. Brutta sconfitta invece quella dell'Audace Cerignola contro il Gelbison per 2-1. L'unica rete da parte dell'Audace Cerignola è stata segnata dal solito Sansone. Però io direi di guardarci gli highlights della partita Foggia Calcio 1920 contro Nardò.
a cura di Foggia TV. Nella domenica in cui si fermano Bitonto e Cerignola, rimette le ali il Foggia. I rossoneri liquidano il Nardò e si portano ad un solo punto dalla vetta. La squadra di Corda, ancora squalificato in tribuna, ritrova il calore del suo pubblico. Foggia leggermente ridisegnato in avvio. Sorpresa a Gibilterra dal primo minuto e Modulo, che in fase di costruzione diventa un 3-4-2-1. Ed è proprio Gibilterra a trovare il gol che spiana la strada ai rossoneri. Il giocatore siciliano approfitta di una dormita della retroguardia salentina e tutto solo davanti a Milli lo batte. 1-0 è gara che si mette subito in discesa per il Foggia, anche perché il Nardò stenta a reagire e dalle parti di Fumagalli non ci arriva. Il Foggia protesta al 26esimo per un sospetto tocco in area su Tortori, ma l'arbitro fa proseguire. Gli ospiti si vedono solo dopo la mezz'ora. Punizione di Calemme e colpo di testa di Martellotti, rimpallato in angolo da Salvi. Sugli sviluppi del corner però i neretini mettono i brividi ai 5.000 dello Zaccheria con un colpo di testa di Danucci, ci pensa Fumagalli a salvare. La prima frazione si chiude senza altri sussulti e all'intervallo si va col Foggia avanti 1-0. Nessun cambio in avvio di ripresa. Il Foggia si rivede al 50esimo con una conclusione dal limite di Gerbaudo di poco fuori. Altro brivido per il Foggia poco dopo, dalla destra crossa Natalucci, Viscomi anticipa l'intervento di Fumagalli ma la sfera resta pericolosamente nella zona rossa, tuttavia nessun giocatore del Nardò ne approfitta. Timidi i tentativi dei padroni di casa, il calcio di punizione di Tortori non procura grattacapi a Milli, ci riprova ancora su calcio piazzato Gerbaudo, palla tra le braccia del portiere. L'inerzia della partita può cambiare al 59esimo, quando il Foggia resta in 10 uomini per il secondo giallo sventolato a Gibilterra. Al 63esimo Viscomi va vicino al raddoppio su calcio di punizione e due minuti più tardi il Foggia mette in cassaforte i tre punti. Calcio piazzato di Gerbaudo, Anelli fa da sponda e Tortori in girata realizza il 2-0. Giochi virtualmente chiusi, meritata la standing ovation per l'attaccante che più avanti lascerà il posto a Russo. La girandola di cambi prende il sopravvento, il Nardò ci prova con un colpo di testa di Pantano che si spegne alto. Nel finale proteste del Foggia per un fallo in area sul Russo. L'arbitro fa proseguire ed è l'ultima annotazione prima dei 5 minuti di recupero e del triplice fischio finale. 3 punti d'oro per un Foggia che torna padrone del proprio destino. È il momento del calcio a 5 della Sim Fedonia, calcio a 5 che sabato alla Palas Caloria, un palazzetto ovviamente sempre gremito che sostiene a gran voce la Sim Fedonia calcio a 5 in questa sua prima stagione di A2, stagione storica per la Sim Fedonia calcio a 5. Vi è stata una partita a materasso, così la possiamo definire, da parte della Sim che ha battuto il Futsal Bisceglie per 28 reti ad 1. Quindi una sola rete segnata dalla Futsal Bisceglie, non v'è stata assolutamente partita, anche se va evidenziato che il Futsal Bisceglie si è presentato a Manfredonia con una squadra rimaneggiata. Erano tutti quanti ragazzini, gli under 19, quindi era prevedibilissimo che il risultato fosse così abbondante per la Sim Fedonia Calcio 5. Peraltro la Futsal Bisceglie aveva chiesto alla Sim Fedonia Calcio 5 di posticipare questo incontro per dare la possibilità ai loro atleti di prendere parte a questa partita, ma non vi è stata disponibilità giustamente da parte della Sim Fedonia Calcio 5, poiché in questo delicato momento della stagione la Sim davvero si sta giocando la possibilità di accedere ad un posto nei playoff di questo campionato, e quindi poiché la Sim deve affrontare una insidiosa trasferta in Sicilia sabato questo contro il Futsal Regalbuto, la società non ha inteso praticamente posticipare la disputa dell'incontro col Futsal Bisceglie, e mi pare anche giusto perché gli interessi in gioco sono ben differenti. Da una parte vi è la Sim che oramai viaggia a quota 38 punti in classifica, a meno 3 dalla Futsal Polistena, che peraltro abbiamo meritatamente battuto, e quindi
Questa squadra, diciamo, può tranquillamente agganciare la zona playoff, sarebbe un traguardo storico per la Simba Fredonia Calcio a 5, se solo consideriamo che al suo primo anno in questa categoria e che la società aveva allestito il proprio organico, il proprio roster, innanzitutto puntando alla salvezza. Ma l'appetito viene mangiando, questa squadra oramai gioca un ottimo calcio, grazie alla maestria non soltanto di Massimiliano Missignori e del suo vice, ma a questo gruppo affiatato che gioca un bellissimo calcio a 5, e grazie anche ai dirigenti che sono stati lungimiranti, sono stati bravi, affiatati, hanno messo su questo bellissimo organico. Detto questo, sentiamoci l'intervista che mi è stata rilasciata dal presidente onorario della Simba Fredonia Calcio a 5, il dottor Luigi Esposto. Allora, Luigi Esposto, presidente onorario della Simba Fredonia Calcio a 5, termina per 18-1 questa partita, una passeggiata sul parquet del 28-1, una passeggiata sul parquet della Palascaloria contro il Futsal Biceglie, già con la mente proiettati verso la prossima partita contro il Futsal Regalbuto, che peraltro abbiamo battuto in casa per 4-2 all'andata. Però oggi ci mettiamo a 3 punti dal Futsal Polistena, la zona playoff a portata di mano. Sì, Antonio, oggi è stata una partita importante, soprattutto per far giocare un po' tutti e aumentare il minutaggio di chi normalmente si sacrifica e si sottopone a trasferte anche lunghe e magari non ha l'occasione di giocare tanto. Così come era importante migliorare la differenza reti, in quanto sapete benissimo che il Biceglie finora ha fatto sì che questo campionato avesse, per chi ha la fortuna di giocare contro di loro, annoverato tra i gol fatti un numero superiore. Noi non avevamo giocato finora con loro e avevamo una differenza reti peggiore rispetto agli altri. Sapete che essendo col Cassano a pari punti, in quel caso varrà la differenza reti, avendo pareggiato in entrambe le occasioni. Per cui è importante non solo vincere, ma soprattutto fare un numero di gol importanti, e così è stato. Ecco, questa società ha dimostrato strada facendo di essere molto coesa come dirigenza, come mister, come gruppo, diciamo, dei calcettisti, insomma, primo campionato in Serie A2, storico ovviamente, veramente siamo a un passo dai playoff, ve l'aspettavate? Non ce l'aspettavamo e non sto dicendo una bugia, voi sapete benissimo perché mi avete intervistato molte volte, oltre che di solito ci parliamo anche al di là di quelli che sono i microfoni. Questa squadra aveva come unico obiettivo quello della salvezza. Ci troviamo oggi in questa posizione, ne siamo fieri, ne siamo orgogliosi e pertanto siamo lì ad attendere quelli che saranno gli eventuali passi falsi, come è avvenuto oggi da parte del Punistera, approfittando anche degli scontri diretti. Sappiamo benissimo che domenica prossima, sabato prossimo ci aspetta una trasferta difficile in Sicilia, così come alla terza e alla penultima partita ci aspetteranno le prime due del campionato. E lì non sarà una passeggiata. Credo che in quel caso si deciderà chi dovrà fare i playoff. Certo, per noi sarebbe una soddisfazione immane, però non dimentichiamo da dove veniamo, non dimentichiamo che siamo una matricola, per cui sarebbe comunque soddisfacente il risultato a cui siamo giunti. Volevo ultimare il mio intervento con una piccola annotazione, non per far polemica. Non mi è piaciuto l'atteggiamento del presidente del Biceglie, che a fine gara si è rifiutato di fare il fair play. Io credo che lui debba dire grazie a quei ragazzi che si immolano e che onorano lo sport, perché a noi non piace vincere 28-1. Abbiamo dimostrato in più di un'occasione di sapercene giocare le partite e di vincerle comunque. Pertanto sarebbe stato auspicabile da parte di tutti, pubblico, arbitri e sponsor completi, avere un giusto onore al campo e allo sport e alle regole che lo onorano. L'etica non prevede il rifiuto del fair play. Noi abbiamo onorato il campo cercando di rispettare l'avversario fino all'ultimo, abbiamo rispettato i ragazzi che sono scesi in campo sia da una parte che dall'altra. Credo che lo stesso non potrà dire il Biceglie. Grazie, Presidente. Prendi. Ecco, abbiamo ascoltato il dottor Luigi Esposto, presidente onorario della Simba Fredonia Calcio a 5, che ha ben evidenziato la polemica che sarebbe stata innescata dai dirigenti del Futsal Biceglie. Poco fair play, diciamo, alla fine non hanno neanche inteso salutare la nostra squadra. Beh, la Sim ha fatto benissimo,
condivido la decisione della Simp di non posticipare assolutamente l'incontro. Abbiamo degli interessi in gioco differenti, anzi hanno degli interessi in gioco differenti. Io mi sento coinvolto nella Simp, sapete che unitamente ad Antonio Monaco curo anche la loro, chiaramente sono uno degli addetti stampa della Simp Anfadonia Calcio a 5, e quindi in questo caso però sono veramente imparziale. Mi sembra giusto che la partita dovesse disputarsi sabato, così come previsto dalla competizione, e non essere spostata, poiché la Sim ha delle partite difficili che l'attendono sino al termine del campionato, e quindi potremo tranquillamente agganciare la zona playoff. Adesso passiamo a parlare del basket. Il RSSD Angel Basket subisce una cocente sconfitta, ma era prevedibilissimo, anche perché si affrontava la prima della classe, la New Action Monopoly, questa squadra che milita al primo posto in classifica, una squadra schiaccia sassi, una formazione, un roster fortissimo che chiaramente potrebbe approdare nel campionato di Serie B, e quindi era difficile per la SSD Basket Angel fare risultato in trasferta contro il Monopoli, e così è stato. La partita si è conclusa per 93-67, l'obiettivo stagionale della Angel Basket è quello di riuscire a permanere nella Serie C Gold in questa sua prima stagione, e quindi di non retrocedere. Quasi ci sono tutti i presupposti per salvare la categoria, abbiamo da recuperare ancora una gara, e poi comunque la stagione diciamo per la SSD Angel è questa. Vi sono stati dei problemi, c'è stata la dimissione del coach De Florio, adesso la panchina è affidata a due, e quindi tra cui il coach Carbone. Speriamo che il proseguo del campionato sia positivo per la Angel Basket. Che dire, il volley sia maschile che femminile, per disposizioni relative purtroppo alla diffusione del coronavirus, sono state sospese, non ci sono state partite, e io sono giunto come al solito al termine di questa puntata, e non mi resta che salutarvi tutti quanti, ringraziarvi per essere stati presenti in questa diretta Facebook, e che dirvi, vi do appuntamento alla prossima puntata del Punto lunedì prossimo. Ciao a tutti.